Salve a tutti gli affezionati al canale EarthLive 2.0. Ultimamente abbiamo parlato in un video precedente su un ipotetico asteroide che si avvicina alla Terra. Trovate il link in descrizione. Ma quello che ho esaminato in particolare per fare un riassunto del video non è tanto la roccia spaziale in sé, ma la paura che viene indotta con queste notizie. Ma non voglio prolungarmi con questo perché ne ho già parlato. Ripeto, chi volesse visionarlo trovate il link qui sotto. Ma adesso invece andiamo a un altro oggetto spaziale che anche qui abbiamo trattato. Adesso sembrerebbe esserci nuovi aggiornamenti. Infatti abbiamo già un nuovo aggiornamento sull'oggetto misterioso che si sta avvicinando alla Terra. Ma prima ricordiamoci com'è iniziato tutto. Lo scorso settembre gli astronomi hanno rilevato uno strano oggetto con una traiettoria in arrivo verso la Terra, soprannominato 2020 SO. Il corpo spaziale è stato in un'orbita simile alla Terra per più di un anno ed è pronto per essere coinvolto nella gravità del nostro pianeta a partire da questo mese e rimanere fino a maggio 2021. Gli astronomi lo chiamano mini luna e solo due sono state confermate in tutta la storia. Tuttavia, alcuni esperti hanno osservato che l'oggetto misterioso si muove molto più lentamente di un asteroide, suggerendo così che potrebbe essere di origine artificiale. Finora c'erano solo teorie sulla sua origine, ma alla fine è stato affermato. Il nostro pianeta è pronto per l'arrivo di un misterioso visitatore spaziale che dovrebbe essere intrappolato dalla gravità terrestre e trasformarsi in una mini luna nelle prossime settimane. E la NASA si è già espressa. Dice che invece di una roccia cosmica, l'oggetto appena scoperto sembra essere un vecchio razzo di una missione di sbarco sulla Luna fallita 54 anni fa che sta finalmente tornando a casa. Sono molto entusiasta di questo, ha detto alla Associated Press Paul Chodas, direttore del Centro per lo studio degli oggetti vicino alla Terra della NASA. Chodas ipotizza che l'asteroide 2020 SO, come è ufficialmente noto, sia in realtà lo stadio superiore del razzo Centauro che ha lanciato con successo il Land Surveyor 2 della NASA sulla Luna nel 1966, prima che fosse demolito. Il lander è finito per schiantarsi sulla Luna dopo che uno dei suoi propulsori non si è acceso sul suo percorso. Nel frattempo, il razzo ha superato la Luna e ha orbitato intorno al Sole come detriti spaziale per non essere mai più visto, forse fino ad ora. Come abbiamo discusso in precedenza, un telescopio alle Hawaii il mese scorso ha scoperto il misterioso oggetto diretto verso di noi mentre conduceva una ricerca volta a proteggere il nostro pianeta dalle rocce apocalittiche. L'oggetto è stato rapidamente aggiunto all'elenco degli asteroidi e delle comete trovati nel nostro sistema solare dal Center for Minor Planets dell'Unione Astronomica Internazionale. Si stima che l'oggetto misurerà circa 8 metri in base alla sua luminosità, che sembra coincidere con lo stadio superiore del razzo Centauro, che sarebbe lungo meno di 10 metri e con un diametro di 3 metri. Ma ciò che ha attirato l'attenzione di Chodas è che la sua orbita quasi circolare attorno al Sole è abbastanza simile a quella terrestre, insolita per un asteroide. L'oggetto è anche sullo stesso piano della Terra, non inclinato verso l'alto o verso il basso. Gli asteroidi tendono a passare rapidamente ad angoli strani. Infine, lo strano oggetto si sta avvicinando alla Terra a 2400 km/h, lento per gli standard degli asteroidi. Man mano che l'oggetto si avvicina, gli astronomi dovrebbero essere in grado di mappare meglio la sua orbita e determinare quanta radiazione e gli effetti termici della luce solare lo spingeranno. Se è un vecchio centauro, essenzialmente una lattina leggera e vuota, si muoverà in modo diverso rispetto a una roccia spaziale pesante, meno suscettibile alle forze esterne. Questo è il modo in cui gli astronomi normalmente distinguono tra asteroidi e spazzatura spaziale come parti di razzi abbandonati, poiché entrambi appaiono semplicemente come punti in movimento nel cielo. Potrei sbagliarmi su questo, continua Chodas. Non voglio sembrare troppo fiducioso, ma è la prima volta, secondo me, che tutti i pezzi combaciano con un vero e proprio oggetto conosciuto. Chodas prevede che l'oggetto trascorrerà circa 4 mesi girando intorno alla Terra,
una volta catturato a metà novembre, prima di riprendere la sua orbita attorno al Sole il prossimo marzo. Inoltre, dubita che l'oggetto si schianterà sulla Terra, almeno non per questa volta. Ma non tutti gli esperti concordano con la teoria proposta dalla NASA. Jonathan McDowell dello Smithsonian Astrophysical Observatory ha sottolineato che ci sono stati molti incidenti imbarazzanti di oggetti in orbita profonda che hanno ottenuto designazioni provvisorie di asteroidi per alcuni giorni prima di rendersi conto che erano artificiali. Quindi la NASA ritiene che la sua origine è conosciuta. Ma si possono aprire anche diversi scenari, come ad esempio che è vero che si tratta di un detrito spaziale, ma non così piccolo come si dice, e che c'è un'alta probabilità di impatto. Se sfortunatamente il misterioso oggetto finisce per colpire la Terra, diffonderebbe una grande quantità di polvere nell'atmosfera. Se colpisse l'acqua, aumenterebbe il vapore acqueo nell'atmosfera. Ciò comporterebbe un aumento delle precipitazioni che provocherebbe smottamenti. A livello regionale potrebbe verificarsi terremoti, uragani e tsunami, e causare un aumento dell'energia cinetica. Se lo strano visitatore spaziale è abbastanza grande, questi potrebbero avere un impatto globale. E la seconda ipotesi è molto più fantascientifica, come quella che sia una sonda extraterrestre. In questo caso ipotetico, sebbene non ci siano procedure governative pubblicamente disponibili per rispondere al primo contatto, non è difficile immaginare quale azione intraprenderebbe. Lasciando le teorie sul misterioso oggetto spaziale, quello che sembra pretenzioso è che la NASA assicuri che per le sue dimensioni corrisponde allo stadio superiore del razzo Centauro, senza nemmeno averlo visto, o almeno questo è quello che dicono pubblicamente. Sono anche colpito da come notizie di questa portata siano passate inosservate dai principali media. Stiamo parlando di un oggetto spaziale di origine sconosciuta che si sta avvicinando alla Terra. Mentre, in altre occasioni, quando ad esempio si parla di asteroidi che si avvicinano alla Terra, i media ed internet ne sono sempre pieni con notizie. Ne abbiamo anche parlato in un video precedente, che lo scopo di queste notizie è quello di incutere paura. Invece, adesso, al contrario, le notizie di questa mini luna sono date con il contagocce, e trovare aggiornamenti è anche diventato difficile, forse sempre perché qualcosa non viene mai detta con la verità. E qui ogni riferimento è puramente casuale. Possiamo solo aspettare mentre gli eventi si svolgono. Qual è la tua opinione sull'oggetto misterioso? Sei d'accordo con la NASA o è qualcosa che va oltre la nostra comprensione? Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.